Benvenuti nel nostro salotto del business. Andiamo subito con le presentazioni. Io sono Matteo Bianchini, imprenditore digitale nella vita e investitore in diversi mercati che spaziano davvero in tantissime tipologie di settori differenti, partendo dall'oro, dalle criptovalute, dal real estate, dal mercato azionario e da alcuni rami del collezionismo. Non tolgo altro tempo al mio co-conduttore che è qui con me questa sera. Buonasera, buonasera ragazzi anche da parte mia e bentornati o benvenuti in questo salotto del business. E questa sera andremo a vedere un po' un argomento hot, mettiamola così, ma che ovviamente ha delle sfaccettature nel mondo del business e soprattutto nel mondo del mindset. E stiamo parlando appunto di che cosa, Matte? Del basta farti le pippe. Quindi parleremo di un argomento molto importante, siccome è un argomento che spesso e volentieri fa la differenza tra chi poi nella vita ha successo o ottiene quelli che sono i famosi risultati e chi invece rimane allo step precedente a questi, in buona sostanza. Quindi andremo a Quindi vedere capo. davvero tante cosine, in sostanza. Esatto, quindi capo, basta di pippe dopo stasera, ok? Tutti bravi con quelle manine, Esatto, bravi ragazzi, cominciate a toglierle dai pantaloni e iniziate a metterle davanti a un quaderno, perché quello che diremo stasera potrà essere utile, soprattutto prendendo appunti e applicandoli per portarvi a uno step successivo verso i vostri risultati. Quindi cominciamo da una esatto. cosa importantissima che tendenzialmente è un po' quello da cui partiamo quasi sempre nelle nostre live, perché fondamentalmente collega un po' tutti gli aspetti di quella che è una vita, non solo imprenditoriale, ma una vita di successo, che è il mindset fondamentalmente, no? Tu cosa ne pensi, Tia? Dalla testa parte tutto, infatti è molto legato appunto anche a questo discorso delle pippettine, proprio per il fatto che molto spesso, ed è lì che nasce poi il gioco legato al mindset, ci si fanno le cosiddette seghe mentali, ok? Quindi questo è volto anche a farvi comprendere al meglio del perché sia realmente nocivo per la nostra persona continuarci a fare seghe mentali senza agire, senza fare cose che invece possano essere volte ad un arrivare a un dunque. Ecco, quindi dalla testa parte tutto, non parte per noi maschietti da un'altra parte. Quindi questo ci tengo a sottolinearlo perché talvolta molte persone del nostro gentil sesso, ok, anche se non siamo così gentili a volte, pensano con qualcos'altro. Quindi adesso vedremo un attimino che forse è meglio pensare con la testa e agire anche con la testa. Quindi questo è un po' il topic di questa sera, raga. Quindi di nuovo benvenuti e buona live, ecco. Ok, benvenuti a tutti ragazzi, quindi, e ci tengo a ovviamente salutare tutte le persone che ci seguono già da diverse live e anche dalle persone nuove che stanno seguendo per la prima volta questa live. Il mio co-conduttore, oltre che co-fondatore con me di Digitals, che è la nostra azienda che andremo a parlarne più tardi, in questa serata particolare servirà anche per leggere quelli che possono essere eventuali domande che vorrete fare nella chat. Quindi ogni volta che farete delle domande, il mio co-conduttore qui a fianco a me darà appunto quelli che sono i vari topic e noi risponderemo anche attivamente a quelle che sono le domande durante la live. Intasate, intasate che siamo qua presenti. Ok, allora, come dicevo, praticamente tutto dipende dal mindset, quindi come giustamente diceva anche il buon Mattia, il mindset non si lega esclusivamente a farsi le pippe in senso farsi le pippe in senso farsi le seghe effettive, ma anche farsi le seghe mentali, che spesso e volentieri sono quelle che rovinano la maggioranza, oltre che dei rapporti umani, anche dei risultati che una persona può conseguire nella propria vita. Partiamo da un concetto molto semplice. Per ottenere i risultati che tu vorresti ottenere, che non hai mai ottenuto prima, devi essere una persona che non sei mai stata prima, chiaramente. Perché noi siamo a tutti gli effetti, come già dicevamo in altre live, quindi sul nostro canale rosso Digitals potrai trovare tutte queste live, quindi AAG, andate pure a guardarli per non perdervi tutto quello di cui parleremo in modo meno specifico in questa live. Comunque, in ogni situazione che si rispetti, chiaramente, bisogna essere una persona che si va a meritare questi risultati. E siccome noi siamo il mix delle nostre abitudini che ci hanno portato ad oggi ad avere quello che siamo come persona, quello che abbiamo come risultati, eccetera, bisogna iniziare ad aprire la mente e essere persone che vogliono migliorare per
per ottenere dei risultati chiaramente migliori di quelli che magari si hanno ad oggi. Perciò vediamo alcuni topi, alcuni in realtà punti che possono essere usati come spunti per iniziare a avere un miglioramento della propria persona. Innanzitutto bisogna eliminare quelle che sono persone tossiche dalla propria vita. Le persone tossiche, ci tengo a ribadire che non sono le persone che fanno uso di droghe, o meglio, anche, fondamentalmente, perché il nostro corpo è una macchina perfetta se la trattiamo con rispetto, ma sono tutte quelle persone che tendenzialmente sono negative nei confronti di ogni cosa che accade nella loro vita. Le persone che arrivano da te ti parlano esclusivamente di problemi e senza volerlo, in sostanza, influenzano anche il tuo modo di vedere la giornata e la vita, perché noi siamo un po' degli animali da compagnia, in buona sostanza, no? E il fatto di passare molto tempo con persone che sono, per la maggioranza del nostro tempo, negative, fanno sì che anche il nostro modo di pensare sia altrettanto negativo, e quindi andiamo a perderci quelle che sono delle opportunità, ma anche certi modi di vedere la vita che potrebbero decisamente darci risultati completamente diversi, perché abbiamo un approccio che è completamente diverso. Quindi Immaginarvi come degli SpongeBob che assorbono tutto lo schifo che c'è attorno a loro pur di pulire la situazione. In quel caso però non c'è niente da pulire perché rimane tutto lo schifo se ci sono altri SpongeBob sporchi. Io me lo sono sempre immaginato così ed è bello da far quindi, come capire. potete capire, ragazzi, partiamo in questa serata direttamente già in vacca con un sacco di Sempre, cioè, come co sempre come sempre sono partiamo in vacca. No, vabbè, allora, che cosa ci tenevo a dirvi, ragazzi? Chiaramente, quindi, quali sono le persone tendenzialmente da eliminare? Non sono da eliminare fisicamente, nel senso che dovete sparargli, significa eliminarle in senso che magari non passate tutto questo tempo con queste persone, cercate di passare il tempo con persone che abbiano una mentalità differente da queste. E purtroppo una delle più grandi problematiche che ho riscontrato nelle mie esperienze nell'aiutare le persone è stato sempre e dovunque legato a amicizie spesso. Che potevano essere amicizie tossiche, parenti, per esempio, i genitori, gli zii, parenti anche stretti come cugini. Quindi a volte è difficile questa tipologia di distacco. Però, ragazzi, dovete comprendere che se avete un obiettivo e volete raggiungere quello che è un risultato diverso da quello che avete, avere vicino persone che continuano a distogliervi perché vi fanno perdere tempo, perché sono persone che non vi portano a migliorare a livello proprio di pensiero, non vi portano a migliorare a livello di competenze, non vi portano a migliorare verso quello in cui voi vorreste arrivare, è difficile poi arrivarci, sarete d'accordo con me. Allo stesso modo può essere anche il compagno o la compagna, quindi ricordatevi sempre, ragazzi, di non avere mai la paura di cambiare le persone vicino a voi. Cercate sempre di migliorare la vostra condizione, perché da voi parte tutto. Per poter aiutare gli altri bisogna innanzitutto aiutare se stessi e bisogna stare bene con se stessi. E per fare questo bisogna avere vicino persone di successo e persone di valore soprattutto. Un'altra cosa importantissima da comprendere è quella di porsi degli obiettivi, che devono essere obiettivi non tipo entro la fine dell'anno vorrei guadagnare 100 euro in più, perché un obiettivo di questo genere fa sì che una persona incomincia poi ad avere la rimandite acuta, come la chiamo io. Perché? Perché è un obiettivo troppo poco ambizioso, è un obiettivo che non cambia niente nella vostra vita. E se ci pensate, tutte le persone di successo, e potete tranquillamente leggere interi libri che parlano di questo, oppure potete vedere anche, per chi non ha lo sbattimento, il tempo di guardarsi, di leggersi tutti questi libri, può tranquillamente vedere anche dei film che parlano di persone di successo. Tendenzialmente queste persone non hanno mai avuto obiettivi del cazzo, hanno avuto sempre obiettivi ambiziosi. Quindi obiettivi tipo voglio diventare miliardario, voglio avere la libertà completa di passare il tempo con la mia famiglia, voglio avere nella mia vita un qualcosa che mi permetta di arrivare a uno step successivo. Questo mette sotto il culo quella fiammella che fa sì che una persona si alzi per andare a fare questo genere di azioni. Quindi questo è molto importante da capire. Obiettivi ambiziosi. Vediamo però che cos'è un obiettivo. Soprattutto perché determinate persone pensano di avere degli obiettivi nella vita, ma in realtà non lo sono perché non hanno delle caratteristiche specifiche questi obiettivi. Quindi analizziamo che cosa vuol dire obiettivo. Avere un obiettivo significa avere un traguardo da raggiungere che deve avere fondamentalmente due cose importanti. La prima deve avere una scadenza. Perché se tu dici io vorrei essere più ricco, sì, bene, questo si chiama desiderio, non obiettivo. Vorrei avere una ragazza più bella. Bene, ma non è un obiettivo, è un desiderio. Vorrei avere un ragazzo che mi tratti con rispetto.
È sempre un desiderio, ma non è un obiettivo, come potete vedere. Uno, perché non ha una data di scadenza, e due, perché non è specifico. Quindi, nella vostra testa deve entrare il concetto che qualunque cosa voi vogliate raggiungere nella vita deve essere una cosa specifica e deve avere una data di scadenza. Io voglio essere una persona che guadagna 5.000 euro al mese, per esempio, entro un anno da oggi. Questo cambia tutto. Vorrei essere una persona più ricca. Sarete d'accordo con me? Ok? Quindi questa è un'altra cosa da comprendere e da applicare per qualunque attività. Non solo per attività imprenditoriali, non solo per investimenti, ma proprio per migliorare la propria vita. Quindi anche se state facendo un lavoro da dipendente, per esempio, il fatto di dire, bene, entro la fine dell'anno io voglio riuscire a meritarmi, che ne so, la categoria X, anche quello è un modo. Anche quello fondamentalmente vi servirà per costruire quello che si chiama business plan. In qualunque azienda che si rispetti, che sono quelle che rimangono aperti dopo i famosi 3 anni che vedevamo in un altro video, quindi in un'altra live, quindi AAG come sempre, abbiamo trattato l'argomento di costruire un business plan. Un business plan non è altro che prendere e guardare quello che è il tuo obiettivo finale, che cosa ci vorrebbe per raggiungere quell'obiettivo, e andare a ritroso fino a che tu non comprendi, facendo questo esercizio, come fare giorno per giorno e cosa fare giorno per giorno per poter arrivare a quell'obiettivo in quella data scadenza. Questo si chiama avere un business plan. E le persone di successo, quelle che aprono delle aziende che rimangono aperte per 50 anni e che hanno grandissimi risultati, che guadagnano cifre spropositate, sono tutte persone che la prima cosa che guardano della propria azienda sono i dati e il business plan. Quindi queste cose non possono mancare dalla vita di nessuno per questa ragione. Altra cosa importantissima. Scopri quello che è il tuo perché o i tuoi perché. Questa è una cosa veramente importante perché quando una persona comincia a comprendere quali sono gli obiettivi che vorrebbe nella propria vita, bisogna anche capire che cosa succede nella propria vita e che cosa può spronare questa persona, la vera motivazione del perché una persona vuole fare qualcosa, per ottenere quelli che sono quei risultati. Ci sarà un motivo, più di un motivo per cui tu vuoi raggiungere quell'obiettivo. Bene, questo lo devi dichiarare, te lo devi scrivere e lo devi ricordare ogni volta che le cose non stanno andando come vorresti tu, in sostanza. O c'è magari qualche momento difficile, perché ve lo dico subito, vi tolgo dall'incertezza, i momenti difficili nella vita ci sono per tutti e ci sono sempre. Non esiste nessuna persona sulla faccia della terra, ricca o povera, nata in una famiglia ricca o povera, in uno stato ricco o povero, nella condizione migliore o peggiore del mondo, che non abbia avuto circostanze che nella vita gli abbiano fatto desistere dal prendere e arrivare a quelli che erano i propri risultati. Quindi questa è una cosa molto importante. Tu cosa ne pensi su questo, Tia, dei perché? Perché cioè, quindi mi stai dicendo che dobbiamo fare tipo i mocciosi, no? Che erano un po' i maroni e continuano a fare domande. Ma in un certo senso si può dire anche di sì. Si può dire anche di sì per una ragione. Allora, esiste un esercizio che si chiama esercizio dei 10 perché. Molto spesso, se ad esempio io chiedessi a una qualunque persona che magari sta seguendo questa live il perché vorrebbe avere magari più soldi, se io chiedessi, partiamo dal principio, se io chiedessi a tutte le persone presenti in questa live chi vorrebbe avere più soldi, penso che la maggioranza delle persone alzerebbe la mano. Sì, a meno che non ti fanno schifo i soldi, cioè penso che li alzano tutti. Ok, c'è da capire però un motivo. Qual è il motivo? Qual è il perché? Perché ti vo vorresti più soldi? Avere più soldi non è un obiettivo. Se ci pensate, ognuno delle persone che vorrebbero più soldi hanno il loro motivo per cui vorrebbero avere più soldi. Faccio un esempio, ci sono persone che vogliono più soldi perché? Perché avendo più soldi potrebbero andare via dall'Italia. Quindi vorrebbero viaggiare, vorrebbero vedere un altro contesto. Quando una persona risponde a questo argomento, la prima cosa che una persona dovrebbe richiedere è proprio perché. Perché vorreste andare via dall'Italia? E scoprirete che andando sempre più in profondità, quindi chiedendomi almeno una decina di volte il perché, rispondendo in modo totalmente sincero, troverete davvero qual è la motivazione principale o le motivazioni principali che vi vogliono spingere ad arrivare a quel risultato. Non è avere più soldi che porta a essere felici, non è avere l'amore della propria vita che porta a essere felici, non è nemmeno passare tempo con le persone la cosa che vi fa essere felici. È una condizione che avete scelto arbitrariamente voi, nel vostro io, e questa cosa va tirata fuori e va dichiarata a voi stessi. Perché?
Perché appunto, conoscendo quello che è il vostro perché, potete ottenere questi risultati. Sapete la motivazione quando ci saranno quelle circostanze del cazzo che cercheranno di farvi desistere dall'ottenere questo risultato, il perché lo volete ottenere. Anche Questo perché tendenzialmente arrivate all'ultimo perché e capite realmente che è l'ultimo perché quando è proprio quel qualcosa che vi fa smuovere qualcosa dentro, talvolta magari vi fa anche emozionare e allora lì capite di aver trovato realmente quella cosa che vi smuove, quella roba che ti alzi al mattino e cadesse il mondo, devi fare quello che stai facendo perché lo sai il tuo perché, cioè il concetto è quello. infatti su Quindi sì, questo dobbiamo essere dei mocciosi sì, rompiballe. è un discorso molto, molto interessante questo perché io ho persone che a volte dicono, vabbè, non mi trattare come se fossi un bambino, non rendendosi conto che noi dovremmo imparare dai bambini. I bambini chiedono qualunque cosa, chiedono il perché di ogni cosa ed è questo il motivo che poi li rende delle persone migliori di prima. Perché non conoscono una cosa e la prima cosa che chiedono è, ho capito, ma perché è così? Come funziona questa cosa? Perché funziona così? Solo che quando si cresce si tende un po' a perdere questa cosa, un po' per ego, un po' per altre situazioni. Invece, la prima cosa da comprendere è che scoprendo il tuo perché e chiedendo perché a ciò che ti circonda, diventi ogni giorno una persona migliore. Quindi questo è un altro esercizio molto importante. Per capire meglio cosa sto intendendo, vi faccio un esempio. Allora, pensate alla macchina magari che vorreste ottenere nella vostra vita. Quanto potrà mai costare? Facciamo un esempio. Costa 30.000 euro, ok? 30.000 euro per stare tranquilli, o anche 50.000, tracciamo 30.000 comunque. 30.000 euro. È stato scoperto che le persone che fanno fondamentalmente l'elemosina, in sostanza, che si Quasi. mettono, sì, che si mettono a chiedere l'elemosina in giro, che fanno direttamente quelli che lavano i vetri e chiedono l'elemosina, mediamente guadagnano 3.000 euro al mese. Mediamente. Ora ti faccio una domanda a te che stai ascoltando e la faccio anche a te, Tia. Secondo Bye. te, se tu dovessi prenderti una macchina che costa 30.000 euro e non te la potessi permettere perché magari non hai un lavoro, andresti a fare quello che fa l'elemosina per ottenere questi 30.000 euro nel giro di qualche mese e poterti permettere la macchina? Anche di peggio, cucciolo. Vabbè, lui lasciamo perdere la risposta. Suppongo che comunque No, per la macchina. ovviamente no, ma perché, cioè, mi ci vedi, a me già non ci ho sbatti di fare alcune cose, figurati se mi metto a fare le cose che proprio non mi servono, non fava. Quindi, ovviamente no. Ok, come potete capire, ragazzi, cioè, penso che la maggioranza di voi avrà risposto no, per una ragione legata anche un po' a quello che è, oltre che il proprio ego, anche a un qualcosa che vi smuove da dentro, che vi dice no, vabbè, per una roba del genere non farei mai una situazione del genere. Ok, cambiamo argomento, cambiamo tipo di esempio. Ecco, il resto però non rivolgerlo a me, perché se Ok. già dovevo andare a tastare, che porta sfiga poi. Vabbè. Ve lo dico subito, guarda, tocco palle, faccio le corna, eccetera, in modo tale che non è rivolto a nessuno. Cambiamo l'esempio. Un vostro caro non sta bene, sta male. E l'unico modo per salvargli la vita è fare un'operazione che costa 30.000 euro. Andreste a fare l'elemosina non avendo un lavoro che vi può permettere di fare velocemente questi soldi per tirare su 30.000 euro e salvare la vita al vostro caro? Probabilmente la vostra risposta adesso è cambiata. Quindi, guardando che il tipo di lavoro è lo stesso, quindi l'opportunità che avete davanti è la stessa, guardando che la situazione di per sé, i soldi che servono sono gli stessi, che cos'è cambiato tra un esempio e l'altro? Il La vostro perché. motivazione. Esatto. Il vostro perché. Ci tengo a dire che in realtà non è la motivazione, per una ragione ancora più semplice. La motivazione è una cosa che una persona ha per un certo periodo di tempo. Ci sono momenti in cui una persona si sveglia ed è motivato, ci sono momenti in cui la persona si sveglia e vede il bello della vita, magari gli stanno andando bene alcune cose, quindi una persona è motivata a voler a lavorare per ottenere dei risultati. Però poi ci sono anche le circostanze che fanno Sì. parte della vita di tutti i giorni della gente, quindi ci sono momenti invece che sono momenti di merda. Perciò se una persona si basa sulla motivazione, che è quello che di solito fa il 95% delle persone, non arriva da nessuna parte. Per una ragione molto semplice, perché per arrivare ai risultati ci vogliono piccole cose fatte tutti i giorni con costanza, anziché farle una volta, fare tutto quanto in una volta sola e fare un casino di lavori in una volta sola. Questo è uno dei segreti anche degli atleti, perché gli atleti arrivano al risultato?
per lo spirito di sacrificio tendenzialmente che vedremo meglio in questa sessione e soprattutto perché loro tutti i giorni si allenano, quindi fanno quel piccolo sforzo che serve per migliorarsi costantemente. Perciò, partendo da questo presupposto, questi tre esercizi già predispongono quello che è la mente di una persona ad avere il giusto mindset. Perché? Perché per ottenere un risultato devi sapere dove stai andando, cosa devi fare, il che cosa ti sta spingendo e fondamentalmente che cosa vuoi ottenere dalla tua vita. E soprattutto con chi ci vuoi andare, perché parlavamo ovviamente anche del fattore di Certo. persone tossiche. Se trovate poi persone che non lo sono, è solo da guadagnarci. Poi però aggiungere una chicca, Matt, dimmi Vai. cosa ne pensi del fattore che non è che lavorate su queste cose e quando le cose vanno bene allora vi dovete sentire grandi e forti. Anzi, è proprio quando vanno di merda le cose che è lì che dovete realmente tirare fuori la vostra persona, perché è lì che si cresce realmente. Pensate anche a molte persone che effettivamente dicono, e ne parlavamo anche in un'altra live, del non vedo l'ora di fallire, no? Perché alla fine è dagli sbagli che si impara, dal fallimento che si sbaglia. Stessa cosa anche qua, legato molto al mindset, si impara quando le cose vanno male, non quando tutto è rose e fiori, perché tendenzialmente quando le cose vanno bene non ci sono errori e quindi cos'è che imparo? Sì, ok, magari performo maggiormente in una determinata cosa perché continuo a farla, però il migliorarsi e il vedere realmente quanto siamo con le palle, per rimanere sempre in argomento delle pippette, quante ne abbiamo, ok? Cosa ne pensi, Teo? Sono d'accordissimo, anzi, a proposito sempre sul discorso dei bambini, ci tengo a fare un esempio anche su questo argomento. Pensate che l'essere umano ha una mente che funziona in un determinato modo, noi abbiamo degli schemi mentali, si chiamano, che Funziona funzionano male. su alcuni soggetti effettivamente funziona peggio che ad altri, però vabbè, noi dovremmo imparare a essere come bambini anche su questo discorso. Pensateci bene, quando un bambino deve imparare a camminare, che cosa succede? Che all'inizio non lo sa fare, giusto? Quindi chiaramente cosa fa? Non è che si arrende prima di iniziare, ci prova ad alzarsi. Ovviamente le sue gambe non sono abituate a tenere in piedi un peso di quel genere, quindi le prime volte che si alza non è che subito riesce a fare la maratona di New York. Ovviamente fa uno o due passi e magari cade, o magari non riesce a farne neanche uno e cade. E quindi cosa fa il bambino? Si arrende e dice basta, per tutta la vita gattono, e quindi tutti a gattonare? No. Ci Sarebbe riprova. stato un mondo particolare, tutti a Molto. Effettivamente gattonare. sarebbe stato molto particolare. Per entrare in macchina, soprattutto volevo vedere la gente poi in sostanza. Quindi il discorso qual è? Ci riprova e ricade, quindi un altro fallimento, e ci riprova e ricade, e ci riprova e ricade, e ci riprova e ricade, fino a quando a un certo punto ci riprova e ci riesce. Ed è lì che poi incomincia a essere tutto un discorso differente. Perché? Perché ha abituato la propria mente a fare un qualcosa che prima non sapeva fare. Quindi è normale, ragazzi, avere paura all'inizio, è normale avere delle credenze che possono sembrare limitanti sulle cose. In realtà, le persone che hanno successo sono persone esattamente come tutte le persone intorno a voi, e anche come voi. Non c'è nessuna minima differenza, l'unica differenza sono le scelte che queste persone hanno fatto. Tutto qui. Quindi, per cominciare questo processo, smettetela di farvi le seghe, cioè smettetela di farvi le pippe. Le pippe lo dice un pochino più lui perché lui tendenzialmente è più della zona della Liguria. Io invece che sono milanese ve lo dico proprio a mode milanese. Smettetela di farvi le seghe, smettete di menare il torrone. Neanche se c'è un modo di dirlo Okay. in No, lo so. inglese. Non è niente contro le persone della Liguria, anzi sono Sono super poche parole simpatiche. ligure in dialetto. Ok. Quindi su questo discorso, ragazzi, è stato scoperto un movimento che è il movimento NoFap. Ok? È un movimento. Di movimenti ce n'è con le fette, eh. Ecco, non quel tipo. Ecco, in realtà è proprio quel tipo di movimenti da non fare. Quindi, che cosa è successo? Che ci sono stati questi movimenti, siccome è stato scoperto che farsi le seghe in generale, masturbarsi, è una cosa che fa male, in buona sostanza, soprattutto per.
avere una mente lucida e performare in quelli che sono determinate tipologie di attività che poi si vanno a fare durante le giornate, durante la vita, perché c'è un rilascio di dopamina, ci sono un rilascio di diverse cose che il nostro cervello rilascia nel momento in cui arriva il momento chiave, diciamo, ecco. E quindi è stato esatto, è stato creato questo movimento che è una specie di challenge, una specie di sfida che è stato fatto a livello di in internet, dove le persone si sfidavano a non masturbarsi per un certo periodo di tempo, in modo tale da poter migliorare quelli che erano diversi aspetti della propria vita. E questo si chiama movimento NoFap. Questo genere di movimento, cosa ti dà come risultati? Ti dà il risultato che sei molto più produttivo o produttiva. Perché chiaramente non hai canalizzato tutto il focus, tutte le tue energie nel farti le seghe o nel masturbarti. Questa cosa comporta che già la tua mente la stai educando, A fare altro. esatto, a fare altro che è più produttivo per arrivare al risultato, ragazzi, ok? Poi questo non significa che non dovete fare sesso, eccetera, quello fatelo e fatelo divertendovi alla grande. Ma quello che intendo dire è che esistono determinate cose che possono aiutarvi. Fatte per un diverso tempo, che non sono mesi, ma magari sono un tot, magari di giorni alla volta, che vi portano a essere già più produttivi. Quindi questo è un altro esercizio che può essere molto utile per andare fondamentalmente a migliorare quelle che sono le vostre prestazioni in diversi campi. Ecco, mettiamola in questo È modo. tutto sempre un discorso legato alla dopamina, cioè Esatto. non è nient'altro che un qualcosa che va a differire da carenza di zuccheri, il fumo di una sigaretta, in alcuni casi, ahimè, anche delle droghe, ma talvolta anche proprio a livello di relazionale, quando siete in relazioni tossiche, quindi sia che possano essere d'amicizia che di legami affettuosi, ok? È sempre un discorso che il nostro cervello lavora seguendo tutto quello che il nostro corpo richiede. Quindi se voi date meno pipette al corpo, facendo dell'altro, il vostro corpo vi richiederà dell'altro. Poi, traslando un attimo la cosa, perché sennò sembra che stiamo massacrando gli uomini e i ragazzi tutta la sera, vale anche per le ragazze, ok? Il fattore di, magari non tanto legato in questo caso, a meno che non abbiate cambiato qualcosina di sotto, piccola parentesi. Il concetto qual è? È che comunque è sempre un discorso di togliere dalla testa quello che non ci serve e metterlo in concentrata. Corrado dice no, quindi devo smettere. Grande Corra. Fa parte del mestiere, no? Se c'era zio Peppe, come lo chiamavamo, zio non mi ricordo, è lui che fa il falegname, lui magari ci poteva dire qualcosina. Però ecco, cioè sostanzialmente è sviare da un qualcosa, no? Come all'inizio magari, Teo, non so se l'hai mai sentito, no? Chi magari c'ha il vizio di fumare, gli dicono di usare tipo delle cicles, no? Delle cicche, delle, non so, anche lì in ogni regione si Si chiamano in chiamano in maniera modo diversa, diverso, sì. ok? Però qual è il concetto? È lì, perché tu le volte che vuoi andare a fumare ti mangi sta cicca, però non hai risolto il problema, perché sei sempre dietro a un qualcosa del ho il bisogno, prendo. E Sì, quindi poi certo. diventi succube di un altro vizio. E che tra l'altro, vabbè, ogni cosa fa male a sto mondo. Quindi io non mi sento di darvi neanche consigli su quello. Fate quel cacchio che vi Io pare vi dico piacere meno pippe, più una poppe, ragazzi. volta. È giusto che facciate così. Però il nesso è quello, no, Teo? Dopamina Assolutamente sì. è Decisamente forse la parte più importante legata al discorso di questa sera. sì, più che altro perché allora, è una sostanza che dà diverse problematiche al nostro corpo. Tendenzialmente la dopamina viene rilasciata quando il nostro cervello è soddisfatto. C'è un problema in questa cosa qua. Se tu sei soddisfatto di qualcosa, hai meno energie, sei più pigro o più pigra, perché la tua testa è, passatemi il termine, avvelenata dalla dopamina. Questa cosa dovrebbe essere un premio che il vostro corpo vi dà quando voi fate quello che è uno sforzo. Pardon, mi stava cadendo tutto. E lo E sforzo era troppo. era uno sforzo troppo grande. Quindi, qual è il concetto? Noi abbiamo tutti quel fuoco dentro, abbiamo tutti il focus, come si chiama. Questo focus serve a combattere una delle più grandi droghe del nostro corpo, che va a rovinare qualunque cosa noi cerchiamo di costruire nella nostra vita, che appunto è la dopamina, o chiamata anche come risultante di chi continua a farsi un sacco di pippe e non fa poi nulla nella sua vita, la rimandite acuta, che è quello che cercavo di dire prima. Questa
La rimanita acuta che cosa significa? Significa fare quello che dici, ma sì, dai, lo faccio domani, oggi non c'ho voglia, ma sì, dai, lo faccio domani perché oggi sono stanco, sono stanca, ma sì, dai, lo faccio domani, tanto il tempo ce l'ho. Ragazzi, noi abbiamo una vita sola. E quindi che cosa succede? Siccome noi abbiamo un tot di anni da qui in avanti, quel In tot di teoria. anni, in teoria, perché non è neanche detto, quegli anni dobbiamo sfruttarli il più possibile. Quando abbiamo la sicurezza di poter fare qualcosa, cioè oggi. L'unico giorno in cui sei sicuro o sicura al 100% di poter fare delle azioni non è domani, è oggi. Perché domani può darsi che non ti svegli. Continua a farlo questa cosa, perché sennò sembra che lo sto mandando. Stai mandando tutte tu. Penso che non sono la prima persona che magari ha perso nella sua vita persone importanti, o magari degli amici molto giovani. Questo che cosa dimostra? Che il domani davvero non è promesso a nessuno. Poi io. Magari ci saranno persone in questa live, io sicuro e lo auguro a tutte le persone vostre, a tutte le persone che stanno partecipando, che arriveranno a 120 anni. Ricordatevi sempre che a prescindere da tutto, per migliorare la vostra vita, il momento migliore per poterlo fare è oggi. Non tra 5 minuti, non tra 10, non tra un'ora, non domani. Oggi, adesso. Perché oggi avete la sicurezza di due cose. Primo, che voi ci siete fisicamente. Secondo, che voi ci siete con la testa. Che sono le due cose più importanti che il vostro corpo può offrire, soprattutto quando dovete svolgere quelle che sono delle azioni che vi portano a dei risultati. Perciò, oltre a fare questo, quindi smettetela di procrastinare quello che dovreste fare, concentrate tutte le vostre energie sul vostro obiettivo. Conosco un sacco di persone anche su questo argomento che si mettono lì e dicono: eh sì, no, allora adesso comincio, allora inizio a fare questa attività. Poi, mentre sto facendo queste vendite qua, nel frattempo faccio anche quella. Poi, nel frattempo, porto avanti il lavoro da dipendente. Poi, nel frattempo, esco con la donna, mi faccio la famiglia. Poi, nel frattempo, faccio un mutuo per la casa. Poi, nel frattempo, mi metto a pagare le bollette, faccio questo, faccio quello. Alla fine, non fa un cazzo di tutto questo. Per una ragione. Perché il nostro cervello, uomo o donna, qua lo dico così tolgo tutti dall'incertezza che sennò sembra che poi è l'uomo quello che è solo deficiente, in senso non è né l'uomo né la donna deficienti, sono entrambe macchine perfette se si usano nel modo giusto. La nostra mente funziona benissimo facendo una cosa per volta fatta bene, non 32. Una cosa per volta fatta bene. Noi viviamo in un'epoca dove c'è un problema molto grande. Quando noi andiamo sul posto di lavoro come dipendenti, io l'ho fatto il dipendente per 10 anni, ragazzi, quindi posso capire tranquillamente le persone che ad oggi sono dipendenti. La problematica è che mentre stai facendo un lavoro, ah, allora sono al telefono, vai a rispondere al telefono. Intanto tu stai facendo il lavoro, però nel frattempo. Nel frattempo poi ti chiama il capo. Quindi mentre stai facendo quel lavoro lì, poi vai dal capo, ti dice di fare un'altra cosa, mentre fai una cosa, ne stai facendo un'altra, poi rispondi al telefono, poi ti mandi il messaggino. Poi arriva l'altra persona che ti dice qualcosa, poi ne devi fare un'altra, poi aiuti il collega o la collega. Tutta questa roba, esatto, tutta questa roba, capendo che poi uno torna a casa e non è che il lavoro è finito. Il lavoro poi è appena iniziato, perché arrivi a casa, magari c'è la famiglia, aiuti la famiglia, figli, genitori, e la compagna, e il compagno, e tutto quello che concerne anche poi la vita privata. Capite che siamo in un'epoca dove ci siamo educati per fare troppe cose che non portano a risultati. Tutte queste cose stanno togliendo, stanno defocalizzando le vostre energie sulle cose che importano davvero, cioè quelle che servono ad arrivare al vostro risultato. Le persone di successo, ragazzi, capite questo discorso? Imparano a dire no. E no, non significa essere cattivi, eh? No, non c'entra nulla con l'essere cattivi. No significa dare le priorità nella vostra vita in modo corretto a persone, a situazioni, a opportunità lavorative, a risultati, perché tu ti stai mettendo in una fase dove dici non me ne frega un cazzo. Una persona ha un problema, per questo periodo qua io non sono disponibile. Perché? Perché devo fare questa roba qui. Quindi, questo discorso si può prendere come esempio proprio dagli atleti. Guardate le persone, prendo due esempi che siamo in Italia, quindi il calcio lo capiranno un po' tutti o comunque conosceranno un po' tutte queste persone. Ne prendo due di calciatori, non ne prendo di più. Cristiano Ronaldo e Messi. Penso che Cristiano Ronaldo e Messi, a prescindere che uno segua o non segua questo sport, sappia all'incirca chi possano essere.
sono stati i due giocatori più forti di sempre, praticamente. Hanno numeri che sono ampiamente più alti di tutti gli altri, hanno portato avanti la loro carriera per più di 15 anni ad altissimi livelli, sono sempre stati loro il numero uno, numero due, e si intercambiavano, eccetera. Cosa hanno fatto loro nella loro vita, secondo voi, ragazzi, per arrivare ad avere tutto questo? Hanno lavorato duramente tutti i giorni. Tutti i giorni. Ma non è che lavorare duramente, allora uno dice, vabbè, vado a lavoro, allora è così, otterrò risultati. Queste persone hanno rinunciato a tutto. Amici, serate, e di serate ne hanno rinunciate a cannone. Potete andare tranquillamente a guardare, ad esempio, su Cristiano Ronaldo, guardatevi l'intervista che avevano fatto a Evra, il suo ex compagno di squadra al Manchester United. Evra dice una cosa importante su Cristiano Ronaldo, vi racconto questo aneddoto. Loro avevano appena finito di fare un allenamento molto tosto perché erano sotto Sir Alex Ferguson, uno dei migliori allenatori della storia. Questo personaggio era uno che strigliava un sacco i giocatori, quindi faceva fare allenamenti molto pesanti. Erano rimasti un'ora e mezza in più degli altri al campo d'allenamento ad allenarsi, perché questa persona era totalmente focalizzata su questo. E Evra era il suo migliore amico, oltre che compagno di squadra al Manchester United. Quindi Cristiano Ronaldo dice: Evra, va bene, vieni a mangiare a casa mia. Uno che ti dice così, tendenzialmente, Evra si aspettava di trovare, dopo un allenamento così intenso, che era per più di 6 ore d'allenamento, si aspetta di arrivare a casa di questa persona e di mangiare determinate cose e poi rilassarsi un po', no? Di mettersi, come si dice oggi, in chill. Sapete che cosa successe in quella volta? Queste persone andarono a casa sua, quindi c'erano lui ed Evra. Fece trovare nel piatto a Evra petto di pollo e insalata. E finito il petto di pollo con l'insalata, lui disse ad Evra: andiamo ad allenarci ancora? Questo significa sacrificare le cose. I calciatori, questo lo sento dire spesso dalle persone: ah, mi piacerebbe fare il calciatore, bella la vita dei calciatori. Sapete che loro, a proposito di pippe, non possono neanche trombare prima di una partita? Per contratto, eh? Perché se loro trombano prima di una partita, che cosa accade? Che sempre il discorso dopamina, sempre il discorso del fisico che è più stanco perché ha messo energie nel fare quello, poi in partita fanno cagare, hanno prestazioni mediocri e quindi hanno dei risultati minori nella partita. Perciò non bisogna arrivare a fare queste cose, chiaramente, però questo dà un grande monito per il metodo di pensiero che bisogna avere. Per arrivare al tuo obiettivo devi essere disposto a fare ogni cosa necessaria. Mandare a fanculo gente se necessario. Uscire con persone che possano migliorare la tua condizione. Imparare cose nuove. Metterti in testa che se stai facendo questa tipologia di opportunità, questo tipo di lavoro, qualunque cosa che ti può portare ad avere una vita migliore tra 2 o 3 anni, per quei 2 o 3 anni non ci sei per il resto, e portare avanti questa cosa. Fine. Sai, Matte, chi è che pensavo volessi nominare? Dimmi. Il nostro amico Mangiacarote Haaland. Anche Erling Haaland, quello è un altro personaggino. Vabbè, lui poi è l'esempio di come quando poi hai ottenuto i risultati puoi fare un po' quel cazzo che ti pare. Pensate che ad esempio Haaland è uno di quelli che andava già al Borussia Dortmund perché lui già guadagnava un sacco di soldi quando era lì dentro perché è uno dei migliori attaccanti al mondo in questo momento, se non il migliore. E lui era uno di quelli che ha fatto una cena, ha invitato tutti i suoi compagni di squadra, ha speso 150.000 euro per una cena. Quindi che cosa significa? Più sei disposto o disposta a sacrificare, più cose ottieni. È una bilancia. Più cose sacrifichi, più cose ottieni. Se non sacrifichi niente, quello che alla fine stai sacrificando lo fai ugualmente come sacrificio, ma è quello che vorresti ottenere. Quindi detto questo, Prima parlavi di un discorso legato alla società, ci sì. starebbe approfondirlo, Teo, Ci sta. dato Allora. che poi parlavi di un discorso di distrazioni e direi che siamo nel topic pieno, in quanto legato a tutto quello che è il mondo di oggi, effettivamente siamo proprio distratti. Assolutamente sì. Ci defocalizza il mondo stesso. Noi viviamo con diverse problematiche al giorno d'oggi, in senso che, allora, abbiamo enormi vantaggi rispetto alle generazioni precedenti alla nostra, perché al giorno d'oggi fare soldi è una cosa molto più semplice del passato. Una volta le persone che facevano soldi erano persone che non lo dicevano a nessuno.
Ok? Quindi si mettevano loro nel loro bello stanzino, facevano il loro business con le loro quattro persone fidate e basta. Tutti gli altri non sapevano nulla, i segreti rimanevano segreti nella tomba. Vi faccio un esempio. Qualcuno di voi conosce il segreto della Coca-Cola? Magari non ce l'ha neanche il segreto. Ma si dice che lo sappiano solo in due persone che ormai hanno più di 70 anni. Queste due persone non possono viaggiare sullo stesso aereo. Pensate questa: non possono viaggiare sullo stesso aereo perché se l'aereo cade, poi il segreto della Coca-Cola non lo sa più nessuno. Quindi sono obbligati a fare una vita dove stanno proteggendo questo segreto che è all'interno di un pezzo di carta scritto in una, che c'è solo quello all'interno di questa cassaforte, in una cassaforte gigantesca all'interno dello stabilimento più grande di Coca-Cola. Quindi pensate che come funzionava prima il mondo. Oggi uno va sul canale rosso, scrive diverse cose e può ottenere delle buone informazioni. Uno trova una fonte dove andare a prendere a livello attendibile quelle che sono delle informazioni e può cambiarsi la vita. Quindi viviamo in una società che su questo argomento ha enormi vantaggi. Oggi bisogna poi riconoscere quelli che sono le persone che sanno fare davvero i soldi e che fanno direttamente veramente queste cose, i fuffaguru, però una volta che uno capisce anche questo, può associarsi a quelle che sono delle aziende o a dei progetti che possono portargli ad avere uno step migliore nella propria vita. Ok? La cosa negativa è che nella società in cui viviamo oggi è che noi viviamo non più nell'era digitale come alcune persone ancora pensano, quella è già stata superata diversi anni fa, viviamo nell'era dell'informazione, che ha un problema grande però. Molte delle informazioni che si trovano oggi sul mercato sono delle fake news, sono notizie semplicemente false, date da persone per vendere corsi, per vendere informazioni. Ok? Quindi bisogna saper scindere queste cose in modo da avere quelli che sono dei buoni risultati nella propria vita e arrivare ai propri obiettivi. Perciò, vediamo quelli che possono essere un po' i problemi della società. A mio modo di vedere, il primo problema sono senza ombra di dubbio troppe distrazioni. Eh sì. Troppe distrazioni da tutto, eh? Videogiochi, giusto per far capire. Una volta sì, le console esistevano, ma erano delle console dove tu magari facevi la partita con l'amico, ma finiva lì, 1 o 2 ore. Oggi le console sono collegate tra tutte le case del mondo. Tu giochi e puoi giocare con una persona che gioca a Kuala Lumpur. E questo ti porta via intere ore. Intero Lagga. focus. Sì. Vabbè, quello magari poi lagga nella partita, però in senso, chiaramente assorbe una marea delle tue energie, soprattutto mentali, eh? Quindi videogiochi, prima roba da eliminare, ragazzi. O giocateci con parsimonia una volta a settimana, ma se proprio non avete un cazzo da fare, anzi, ricordatevi che se non avete un cazzo da fare è perché state sbagliando qualcosa. Questo ve lo dico proprio con il cuore in mano. Se guardate la mia agenda, io ho un'agenda che è piena di. Tia lo sa com'è la mia agenda, che è piena di quadratini colorati. Ognuno di quei quadratini è un mio investimento, una mia attività o una cosa che devo fare al di fuori del mio lavoro. Infatti ti capisce solo lui. Beh, ogni giorno diciamo che mi diverto a fare l'arcobaleno, in sostanza. Quindi, qual è il concetto? Un'altra cosa che oltre ai videogiochi toglie tanta energia e dà notizie false è la televisione. Molte persone. Telegiornale, prendo informazioni dal telegiornale. Ragazzi, il telegiornale non è nato per dare informazioni a nessuno. E vi spiego perché. Una persona come me qualunque, o una persona che tira fuori la grana, può far mettere al telegiornale le notizie che vuole. Perché? Perché è una società a scopo di lucro. Qualunque televisione, come qualunque radio. Quindi se una persona arriva lì con i soldi, compra quel momento della trasmissione e dà le informazioni che vuole o lui o lei. Quindi che cosa succede? Una persona che sta guardando il telegiornale non sta prendendo informazioni effettive, non sta prendendo interamente informazioni che possono essere informazioni pienamente corrette. Questo lo diceva anche Karl Marx, diceva una cosa molto importante. Per come si sta evolvendo il mondo, con la televisione, con la radio, eccetera, gli oppressi finiranno per sembrare gli oppressori e gli oppressori finiranno per sembrare gli oppressi. E aveva ragione. Perché molte persone al giorno d'oggi sembra che siano in torto e sono in ragione, quelli che sono in ragione sembra che siano in torto. È molto facile confondere la testa delle persone. Quindi la televisione è una cosa da limitare. Io per esempio non è che non guardo televisione, ragazzi, è evidente che anche io guardo televisione, però magari Cyborg, infatti, in un realtà intelligenza cyborg. artificiale. Sono tipo quelli che adesso fanno su tutti i video sugli altri vari canali social. No, è ovvio che io la televisione la guardo, però magari mi guardo quello che è una commedia, un
Un bel film. Ah, altra cosa importante, sempre sul discorso della mentalità negativa, evitate di guardare horror, che io amavo gli horror, ma ho smesso completamente di guardarli perché danno una concezione negativa, quindi la nostra mente si mette in una fase difensiva, in una fase negativa. E quando è così. Io faccio prima, non li guardo perché ho paura. Ecco, vabbè. Lui ha risolto il problema. Non guardate film tragici, non guardate horror, perché il vostro cervello non distingue tra realtà e finzione. Anche quando uno sta scherzando con voi, che ci sono quei fantastici amiconi, come li chiamo io, che fanno le prese per il culo agli altri, quelle prese per il culo che sono tanto simpatiche, in realtà stanno ferendo l'altra persona, perché il cervello non fa differenza tra quello che gli sta dicendo per finta scherzando e quello che gli dice davvero. Quindi evitate pure di fare i coglioni, se posso permettermi, ragazzi. Perché ferite la Guardate gli gente. splatter e fate prima. Ecco. Guardate dei film che possano essere delle commedie, per esempio, o comunque film leggeri. Qualcosa che vi porti ad avere delle emozioni positive. Guardate storie vere che possono essere paradossalmente magari storie di successo. Guardate quelli che possono essere documentari. Anche il documentario permette di imparare cose nuove perché raccontano cose che voi non avete mai visto e magari vi sprona anche a dire: Va, vorrei viaggiare per vedere, che ne so, l'antilope che non l'ho mai vista prima. Ok? Tipo, vogliono capire come chiavano gli ippopotami. Esatto. Quindi non andate solo alle Sempre quelli che cornelle, fanno potete andare anche. le Guarda, come chiamano gli ippopotami non l'ho mai visto, però ho visto diverse cosine che sono interessanti nel mondo animale. Quindi questo senza ombra di dubbio è molto importante, cioè in senso evitate tutte queste cose dove potete mettere un dubbio su quello che vi stanno dicendo. Date importanza a quella che è la lettura, per esempio. Leggete libri, ma non libri romanzi, perché il giallo non gliene frega un cazzo a nessuno, non vi sta arricchendo di niente il giallo. È una bella storia, sì, è un bel passatempo, ma lo stesso passatempo nella lettura mettetelo in libri che vi insegnano qualcosa di nuovo, magari in qualcosa che vi interessa. Volete essere, che ne so, il miglior chef del mondo? Comprate un libro di cucina. Ma un libro di cucina scritto da uno chef super stellato che vi può insegnare delle cose che vi portano a un livello superiore a quello che avete attualmente. A livello di cucina, in quel caso. Ok? A livello di business, comprate libri di autoaiuto. Comprate libri di crescita personale. Comprate libri di persone che hanno già fondato aziende in quello che vorreste fondare voi e le hanno portate al successo. E se possibile partecipate a eventi formativi dove potete anche conoscere queste persone, imparare da loro e magari fare anche collaborazioni. Perché no? Queste sono tutte cose che possono essere utili e che possono risolvere un po' di problemi della società. Altra cosa importantissima è che al giorno d'oggi, per la ragione del fatto che esistono i social, per la ragione che una persona guardando questi video pensa di sapere tutto su tutto, su tutti, c'è anche un po' di mancanza di autocritica e di umiltà da parte delle persone. E questo. Esatto, raga, un po' di umiltà, signori. Cioè, non è che se non siete bravi a fare una fava, non fate una fava e fate prima, ok? Siamo tutti più contenti, le persone che fanno danni non ne fanno e il mondo è un mondo perfetto. Adesso non esageriamo, in senso, è ovvio che cosa intendo dire con mancanza di autocritica e di umiltà? Viviamo in un'epoca dove siamo stati indottrinati mentalmente dalla scuola, dal sistema scolastico, a non commettere errori. Pensateci bene, le due cose che fa danni, su cui fa danni la scuola è non puoi sbagliare perché? Perché c'è il voto con quel numero del cazzo. Hai preso 5? No, non va bene. Hai preso 6? Va benino. Hai preso 8? Sei bravino. Hai preso 10, sei un fenomeno. Quindi la gente che co come cresce? Con l'idea che non deve mai sbagliare nella vita. Quando, come dicevamo prima, invece, sono gli errori a farti andare al livello successivo. L'essere umano impara sbagliando, non impara facendo le cose giuste. Infatti, paradossalmente, sarebbe decisamente più figo che si facesse al contrario, che al posto di partire da il 10 o l'ottimo che sia, partire dallo zero. Ci E sta. ogni cosa che fai bene, allora ti aumenta il punto. Sbagli, va bene, vai giù, però la prossima cosa vai su. Non lo so, la vedo molto meglio per un fattore di crescita e soprattutto per la concezione mentale differente del. A me non interessa sbagliare, ma interessa fare le cose giuste e imparare sbagliando. Per quanto mi riguarda, il sistema scolastico potrebbe fare una cosa diversa. Potrebbero non esistere le scuole e potrebbero esistere i soldi che risparmieresti dalle scuole dando quelli che sono dei premi alle persone che leggono libri di un determinato tipo.
O lavorare per Chiaro. obiettivi ti permette Sì, di avere una però mente tutto più... ciò. È fatto, alla fine, se ci pensiamo, andare a studiare che cosa significa? Andare a leggere dei libri e capire cosa c'è scritto. E il concetto è sempre quello, ragazzi, avere una capacità di sacrificio vi permette di evolvervi. Se una persona è disposta a sacrificare quello che sta facendo e quello che ha, otterrà di più, non di meno. Di meno ci ottieni se uno sta nella comfort zone, si chiama. Quindi in questa zona dove uno dice, vabbè, io ho voglia di fare questo e faccio questo. Vabbè, chiaro, anch'io avrei voglia di mangiare tutti i giorni, tutto il giorno le lasagne. Però se mangio tutti i giorni, tutto il giorno le lasagne, la mia forma Diventi fisica, Garfield. cioè la mia forma fisica lascia un parecchio a desiderare. Se invece le lasagne me le mangio una volta alla settimana, invento, in quel pasto che mi va, e nel resto dei giorni invece lavoro sodo perché faccio esercizio fisico tutti i giorni e mi mangio un secondo un contorno o integro quello che mi serve con qualche integratore, capite che il mix di fare uno stile di vita sano, una sana integrazione e un sano modo di trattare la propria persona, è evidente che avrai un risultato diverso da uno che invece la persona la continua a lasciare andare. E lo stesso vale per tutto, eh? Cioè, non vale solo per quello che mangi, ma vale per quello che pensi, vale per quello che agisci, vale per quello che cerchi di creare. È tutto collegato e correlato. Un altro problema che c'è nella società attuale, sempre per un discorso dei social, è una mancanza di ambizione delle persone. Ci sono sempre più persone nel mondo che decidono di non volere una vita di un certo tipo e di rinunciare ai propri sogni. Ragazzi, il cassetto che avete, che si chiama il cassetto dei sogni, dovrebbe essere un cassetto che alla fine della vostra vita dovrebbe essere vuoto, eh? Non pieno. Quindi ogni volta che voi state mettendo un vostro sogno nel cassetto perché dite, vabbè, ormai è andata così, voi state facendo del male. Quindi è per rispetto alla vostra persona che dovreste risolvere i vostri sogni. Perché i sogni, come si dice, sono desideri. E quei desideri vanno portati a termine. Prendetela così, è la vostra missione nella vita. Soddisfare i vostri sogni e permettere alla persona con cui decidete di stare insieme di soddisfare anche i suoi. Ok? Oltretutto, una cosa che... Penso che le persone che hanno un minimo, io ho 32 anni, ragazzi, cioè non faccio il vecchio perché non sono vecchio e lo stesso vale per Tia. Le persone comunque che sono dai 30 anni in su, diciamo, si saranno resi conto che le persone con questo genere di tecnologia che ha soppiantato diverse cose, perché oggi anche la televisione piano piano sta perdendo, no? Quello che è un po' di potere sulle persone che sono sempre di più sul cellulare, paradossalmente. È evidente che tutti questi social stanno portando le persone anche a livello relazionale a isolarsi sempre di più. Io ho già trovato un bel bunker dove andare. Ti stai portando avanti. La mia è perché mi nascondo dalle persone tossiche, capito? È chiaro, ragazzi, che l'obiettivo non è nascondersi dalle persone tossiche. L'obiettivo è essere dei cercatori di camicie bianche in mezzo agli stracci. Saper distinguere le persone che sono vicino a voi, non tutte le persone che sono vicino a voi vi vogliono bene, nonostante a volte professino questo. Ci sono un sacco di persone opportuniste nel mondo, ci sono un sacco di persone che non sanno cosa fare, vogliono perdere del tempo perché non hanno ambizione e vogliono farlo perdere anche a voi, giusto per il gusto di non fare un cazzo. E queste persone qua meritano di non stare con voi, se volete arrivare ad avere dei risultati. Quindi è sempre una questione di rispetto per il vostro modo di vivere, per la vostra persona. Allo stesso tempo, ci sono quindi mancanza di relazioni autentiche e sane. Si vede tutto il giorno persone che sono là sui social, mille cose belle che mostrano e poi si pugnalano alle spalle. Questo avviene quando si è infelici. Questo non lo dico io, lo dicono delle statistiche Istat, ragazzi. Basta vedere che noi nell'Ottocento, in Italia, più dell'80% delle persone erano imprenditori. Perché? Perché in quel momento là coltivavano la terra, avevano tutti i loro giri legati a quelli che potevano essere dei business che facevano. Ad oggi, più del 90% delle persone in Italia sono dei dipendenti. Quindi non hanno interesse nello sviluppare qualcosa in più, o se ce l'hanno, stanno reprimendo quello che vorrebbero ottenere.
per lavorare per L'altro altri. terzo sono disoccupati, io O sono altri zero. sono disoccupati e vabbè, e hanno la loro condizione su quello. Quindi il concetto qual è, ragazzi? Tutte queste problematiche si possono risolvere, partono sempre dal vostro mindset, come dicevamo prima. Si ha poca pazienza e poca voglia di lavorare per ottenere risultati. Viviamo nella società del tutto e subito. Una persona inizia con un'attività, adesso faccio questa attività di network marketing, per esempio, nel giro di 6 mesi voglio essere milionario. Ma ragazzi, ma se avete, allora, faccio questa riflessione che servirà a molte persone in questa live, ma anche fuori. Se nella vostra vita state lavorando 8 ore al giorno, che non sono mai 8, perché se contiamo anche l'andata e il ritorno, se contiamo la pausa pranzo, se contiamo molte altre volte che magari uno rimane negli straordinari, sono una media di 10-12 ore al giorno, per 5 giorni a settimana, se non 6, tutto questo per ottenere 1.000-2.000 euro. Come potete pensare che aprendo un'attività nel giro di 6 mesi voi stravolgete in questo modo la vostra vita? La possibilità esiste, però la trovo una cosa abbastanza remota, soprattutto se uno non ha imparato determinate competenze. Quindi il concetto qual è? Bisogna essere disposti a sacrificarsi. Volete avere di più dalla vostra vita, dovete fare ciò che non avete mai fatto, ovvero sacrificio. Ok? Questo sacrificio che cosa significa? Significa frustarvi mentre siete a casa? No, quello lo fate col partner se vi piace. Quello che dovete fare è un qualcosa di differente. Cioè dovete capire che per ottenere dei buoni risultati bisogna sapere qualcosa che prima non si sapeva e quindi bisogna iniziare ad approcciarsi a quel tipo di ambiente. Bisogna cominciare a prendere competenze che sono competenze differenti. Magari se uno fa un'attività, faccio un esempio, con il network marketing è più verso un'attività di vendita, un'attività di come utilizzare i social per vendere, un'utilità del come scrivere grazie al copywriting, un'attività del costruire sistemi online per farli lavorare al posto tuo. Un'attività, per esempio, al giorno d'oggi di e-commerce, bisogna imparare ad aprire il proprio e-commerce in internet, bisogna imparare a saper proporre quelli che sono prodotti o servizi che uno offre e così via. Ogni attività ha la sua. Ed è importantissimo capire che al giorno d'oggi viviamo in una società dove ogni persona vede persone che gli promettono la luna mettendo quattro cagate per comprare un corso, persone che gli promettono che in 2 giorni fattureranno 15.000 euro. Ragazzi, bisogna anche uscire un attimo da questi sogni ad occhi aperti, perché in tutte le cose bisogna farsi il culo. Chiaramente determinate cose in cui ti fai il culo ti danno dei risultati però molto importanti, che servono alla tua crescita costante. Quindi è Esatto. fondamentale saper riconoscere queste cose e metterci il massimo impegno, il massimo focus. Oggi questa è un'altra problematica che esiste nella società comunque. Quindi più pazienza. Ok. La sta per dire, già lo sento, già lo sento, ragazzi, tra poco mi scollego, già lo sento. Più voglia, quindi se siete in questa live, abbiate voglia. Poi di fare quello che ci avete voglia, non lo so, però Magari non le abbiate voglia. pipe, ecco. Va bene, ragazzi. Quindi, Un'altra cosa secondo me è legata molto al discorso che poi si parlava anche di ovviamente autocritica, legato poi anche all'autostima, che deve essere vista anche nella maniera diciamo negativa del termine, nel senso che soprattutto con il mondo social talvolta l'autostima cala un po' a picco perché si cerca di essere o si vuole essere come le persone che tanto seguiamo, come magari degli influencer, dei personaggi famosi, via dicendo, e quindi magari non essendo o non avendo la vita che hanno queste persone, ci si va ad abbattere. Però dall'altra parte c'è l'ego. Infatti lì, secondo me, oltre al fattore di avere una propria autocritica e umiltà, anche il fattore di non mettersi a giudicare gli altri. Non sappiamo mai che cosa stanno passando le altre persone. Quindi come tu non vuoi essere giudicato, giudicata, criticato, criticata, allo stesso modo ti fa un bel pacchettino di fatti suoi. Se non vuoi ascoltare quello che è stato detto fino ad oggi, piuttosto fatti delle pippe, ma non rompere i marroni a nessuno e non criticare. sono d'accordissimo con tutto quello che hai detto, anzi aggiungerei che un detto molto importante dice: le piccole menti parlano di altre persone, le menti normali parlano di avvenimenti, successi, di eventi che sono successi, le grandi menti parlano di idee. Quindi ricordatevi sempre che in base a quello di cui parlate tutti i giorni con le persone vi rendete conto anche di chi avete davanti per queste tipologie di ragionamenti. Poi chiunque può migliorare,
Non sto mettendo in dubbio niente, ragazzi. Ogni persona può arrivare al successo se lo vuole. Solo se lo vuole. Se no, abbandonate queste persone se volete ottenere risultati. Quindi, vediamo adesso quelle che sono delle possibili soluzioni concrete, quindi si entra nel Esatto. concreto, per entrare nel giusto mindset e combattere anche un po' quella che è la noia, la frustrazione, eccetera, perché come potrete notare la nostra società è aumentata anche con il discorso dei suicidi per il discorso appunto dell'autostima che diceva prima Tia. Quindi partiamo da una cosa importante, la routine quotidiana, quindi dalla routine che uno dovrebbe avere nell'arco della propria giornata. Innanzitutto, la prima cosa da fare è avere una routine mattutina potenziante. Ci sono diversi libri che spiegano diverse tipologie di routine. Con la scusa faccio la solita pubblicità che dovranno ormai pagarmi i diritti e tra poco me li pagano a me, non ad Hal Elrod, che sarebbe l'autore di questo Esatto. libro. Un libro che avevo letto e che poi ho fatto per un anno e mezzo come percorso di crescita personale e che tuttora tengo come abitudini potenzianti, sono legati a il libro di Hal Elrod, che è appunto The Miracle Morning. Quindi un libro che vi posso consigliare per incominciare a predisporvi a livello mentale, quello sicuramente è un ottimo libro. Che cosa serve questo? Serve a capire che già quando voi andate a dormire, al mattino non avete bisogno subito di guardare questo. Ok? Il cellulare deve stare ben lontano da voi, a parte il fatto che ha delle onde radio che sono nel tempo, vi causano diversi problemi a livello fisico, a livello psicofisico. Ma poi. Lasciatelo lontano dalla testa. Esatto. Quindi lontano da voi, in modo tale che la prima sveglia che suona l'andate a spegnere e vi alzate. Non procrastinate, perché già quello è un movimento di procrastinazione. Il procrastinare vi rimanda ad avere, come dicevo prima, la rimandite acuta. Quindi già partite nel modo più sbagliato possibile la mattina. Altra cosa importantissima, fate una colazione abbondante, integrate, mangiate tanto alla mattina. Perché? Perché la mattina, come si dice, ha l'oro in bocca, quindi è alla mattina che dovete dare la giusta benzina al vostro corpo. Poi nell'arco della giornata gli fate il rabbocchino con le altre cose che mangerete. Quindi rifatevi il letto dopo aver lasciato magari un 5-10 minuti prendere aria per bene tutte le lenzuola, eccetera, se no avete tutti gli acari del Vorrei letto, ok? Che non è il vedere. massimo della vita. Lasciato per bene far prendere aria al letto, rifate subito il letto, perché è sempre una questione mentale. Rifarsi il letto già vi predispone ad aver fatto il primo obiettivo piccolo della vostra giornata. Esatto. È come se dovreste scrivervi una to-do list, io ce l'ho, come già dicevo anche prima, sulla mia agenda del telefono. Io la Come prima. Repower Flower. Esatto, io subito dopo colazione guardo la mia to-do list della giornata e devo portare a termine tutto. Quindi il farsi il letto è una delle prime cose da fare. È un piccolo check che fate a livello proprio di obiettivo. Quando avete fatto il letto, vi renderete conto che nel resto della vostra giornata già siete più predisposti a lavorare rapidamente. Perché? Perché farsi il letto predispone la vostra testa a fare un altro compito. E poi ancora un altro, e poi ancora un altro. E poi vedete che alla fine della vostra giornata avete fatto più cose e avete un altro vantaggio. L'altro vantaggio è che poi siete arrivati ad avere. Alla fine della vostra giornata, se siete stanchi morti o stanche morte, il letto già fatto, che anche quella è una cosa che non fa mai male. Arrivare a casa e avere già le cose pronte è bello, è una cosa che sicuramente è meglio che aver avuto una giornata di merda e poi avere anche il letto da rifare dopo una giornata, ok? Che uno potrebbe dire perché lo devo rifare se poi ci rivado a letto, però c'è anche ovviamente quel detto del essendo un po' francesi, no? Perché ti devi pulire il culo se dopo rimani a gabinetto? Non so, Questi forse francesismi mi mancavano. No, è chiaro, ragazzi. Cioè, il motivo per cui lo dovete fare è la vostra autostima, la vostra persona. Trattare bene la vostra persona. Date priorità a stare bene voi. E vedrete che questo farà stare bene anche le persone vicino a voi. Trovate degli stimoli nella vostra giornata. Fate beh, cose stimolanti. lì se vai in edicola, qualche rivista, o se vuoi anche da casa, su qualche sito, degli stimoli li trovi, Quelli sono altri direttamente. stimoli. Quelli sono altri stimoli. Fate cose stimolanti in senso fate cose vostre. Smettetela di fare cose per gli altri e basta. Fate cose per la maggioranza del vostro tempo che abbiano un grande impatto sulla vostra vita e servano a voi. A voi in primis. Andate ad allenarvi. Perché? Perché allenarsi non è che vi fa il palestrato di turno. Serve perché vi guardate allo specchio e state meglio. Togliete le tossine dal vostro corpo, per esempio. Leggete, imparate cose nuove.
Fate una vostra attività, i primi soldi, per quanto potranno essere pochi, sono soldi vostri, sono soldi che avete maturato voi, cazzo, e non che avete fatto fare al vostro capo, che è lì a far la bella faccia mentre voi vi fate il culo. Ok? Queste sono cose stimolanti, per esempio. Viaggiate, guardate cose al di fuori del panorama che conoscete oggi. Costruisci qualcosa che ti appassiona, come dicevo prima, attività, qualcosa legato a un vostro progetto. Create qualcosa che quando ne parlate vi si illuminano gli occhi, che vi permette di vivere una vita che prima non potevate vivere, che vi permette di poter dire: cazzo, sto facendo sacrifici, mi sto facendo un gran culo, perché chiaramente ci vuole il culo per avere le cose belle nella vita, ma sono cose che cazzo mi stanno portando a dei risultati, e quei risultati mi fanno star bene. Ok? Se ci Quella fate caso, le persone di successo sono tutte persone che sono super esaltate sempre. Parlate con un milionario o con un miliardario, sono sempre super esaltati. Guardate Elon Musk. Elon Musk è così pieno di soldi che lui potrebbe tranquillamente sbattersi nel cazzo di tutto e andare su una sua isola del cazzo privata e farselo succhiare tutto il giorno e farsi 1.000 pippe. A proposito del topic. Eppure non lo fa, perché? Perché lui continua a stimolarsi, sta andando su Marte, ragazzi. Cosa che fino a 20 anni fa sembrava una cosa che sì, solo la NASA poteva farlo. E letteralmente per quello che se ne batte le balle negli ultimi giorni, se proprio easy, manda a quel paese le aziende con nonchalance. E Esatto. questo ti fa capire. Esatto. Oltre a questo, ragazzi, frequentate persone che siano in linea con i vostri obiettivi. Quando incominciate a fare qualcosa di vostro, piantatela di uscire con persone che passano il loro tempo a giudicare quello che fate. Ragazzi, avete bisogno di persone da cui poter imparare. Le persone che arrivano ad avere successo sono persone che si circondano di persone più brave di loro, non meno brave. Perché così si sentono i fighi del reame. Facendo così si sta nella comfort zone, si sta nella cacca, che la cacca poi è anche calda, no? Quindi uno dice: io rimango nella merda perché sto al caldo. In realtà non è lì che si sta bene. Ok? Quindi, in conclusione, ricordatevi sempre una cosa, ragazzi. Lavora sempre su te stesso o su te stessa ogni giorno. Ogni giorno. Il giorno che hai appena vissuto deve essere stata una cosa che ti ha reso una persona migliore del giorno prima. E il giorno di domani devi essere ancora meglio di come sei oggi. Lavora tutti i giorni su questo. Quindi leggi un libro, predisponiti a fare cose diverse da quelle che stai facendo. Impara cose che non conoscevi. Frequenta persone di successo. Crea quello che è un ambiente potenziante per la tua vita, per il tuo processo, per il tuo apprendimento, per la tua voglia di ottenere risultati. E vedrai che da qui ai prossimi 2, 3, 5 anni non sarai qua solo a guardare queste live, ma sarai a Saint-Tropez a ringraziarmi mentre sarai lì a farti fare davvero le pippe da quello che vuoi te. Da quello o da quella che vuoi te. Puoi scegliere chi vuoi, con chi vuoi e puoi fare quello che vuoi. Ok? In sostanza, il succo era di diventare voi stessi delle persone utili, ok? Che già di persone inutili ce n'è tante al mondo, Anche no? troppe aggiungerei. Ok, poi vabbè, siamo quasi in tema natalizio, qua già in casa Donuts c'è aria di Natale, Come si vede questo weekend. dall'albero dietro a Esatto, Tia? sì, no, ma sono intasato, mi sento tipo il Grinch in mezzo alle cose. No, e poi ovviamente è una festività che adoro, però in sostanza siamo tutti più buoni, siamo buoni con noi stessi però in primis, perché è quello l'importante. Quindi, Matte, come sempre, ogni lunedì è un enorme piacere Anche per me. ritrovarti, ritrovarvi anche voi che ci seguite e che ci scrivete. Dove possono trovarti, Teo? Allora, vi dico subito che io sono meno roboso di solito di Tia, quindi a me potete trovarmi su WhatsApp direttamente al mio numero di telefono, che scrivendomi su uno dei social potrete avere tranquillamente per scambiare quattro chiacchiere e poter vedere come migliorare la vostra condizione. Mi trovate su Facebook a Matteo Bianchini-Digitals. Mi potete trovare su Instagram aggiungendomi tranquillamente a Bianchini underscore Matteo, oppure per mail scrivendomi a bianco con la K91 @gmail.com. Questo perché? Perché io e Tia abbiamo aperto un'azienda che si chiama Digitals, dove aiutiamo le persone ad essere la miglior versione di se stesse e allo stesso tempo ad ottenere i risultati che stanno cercando attraverso quello che è un percorso che andiamo a vedere step by step insieme a voi. A te invece, Tia, dove possono trovarti? Esatto, anche perché ci piace proprio aiutare le persone un po'
tutti i vari aspetti, ovviamente sulle cose dove noi ci riteniamo autorevoli perché ci siamo già passati. Quindi Certo. questa penso sia la cosa importante, che è un mantra che ci portiamo da sempre, il fattore di non insegnare un qualcosa di cui non ne sappiamo una fava, che purtroppo ad oggi Ne è pieno il mondo anche di è. quello. Io in realtà, Matte, passo di concetti un po' sbagliati perché sono tanto carino e coccoloso, è solo che sotto certi aspetti, raga, non mi si trova, ok? Poi in altre parti, per questo che cercavo anche dei bunker, mi piace non essere trovato. Però, serenamente su Instagram, MattPlan, scritto MattPlan, serenamente lì mi potete seguire, scrivere, vi riseguo anche serenamente. Se siete nelle live e volete postarci anche nelle stories, ben venga, così facciamo conoscere maggiormente anche questo benissimo canale The Digital Moon. E detto questo, direi che ci possiamo beccare e ritrovare lunedì prossimo alla stessa ora, ore 21, qui su The Digital Moon, il Il canale canale più più lunatico del web. conosciuto. Ciao ragazzi, continuate a lavorare per essere la migliore versione di voi stessi. Al prossimo lunedì! Ciao ragazzi! Ciao!